questo punto strategico della nostra cattedrale, l'altar maggiore, abbiamo sulla sinistra, verso la sagrestia, un corpo d'organo, il quale è costituito dalle canne retrostanti. Quelle che vediamo in facciata sono soltanto un soprammobile, non suonano. Così anche l'altro organo di fronte, nella navata sinistra, ha ugualmente canne di facciata non sonore e, come abbiamo visto prima, le canne che veramente suonano sono in una posizione retrostante, regolate nel volume da quelle famose gelosie. Nel corpo d'organo della navata nord possiamo vedere che il volume del suono è regolato dall'apertura o dalla chiusura delle gelosie, quelle che somigliano alle persiane. Quando le gelosie sono aperte, il volume emesso dalle canne è più consistente, è maggiore. Quando sono chiuse, è minore. Le canne di facciata di tutti e due i corpi d'organo ora detti sono quello che rimane degli organi antichi che erano accordati con tonalità molto diverse da quelle di oggi. Il più recente corpo d'organo, il terzo, si trova proprio nel bel mezzo del coro della cattedrale. La particolarità è che la lunghezza delle sue canne non hanno consentito uno sviluppo dal suolo in poi, ma per non ostacolare la visione delle vetrate autentiche del Medioevo, l'organo ha dovuto essere posto in una cavità apposita, in modo che anche le canne più lunghe non superino l'altezza giusta. Tutto questo avvenne verso il 1960, era nella quale l'elettricità e i relè avevano fatto grandi progressi nella tecnica d'organo e quindi i comandi dei tre corpi d'organo potevano essere centralizzati in un unico luogo di comando, la cosiddetta console. Questo progresso investì in qualche misura anche i due precedenti organi, le cui canne che noi ora possiamo vedere sono tutte inattive. Le vere canne dei due corpi d'organo laterali sono invece comandate elettricamente dalla console unica. Questa è la console di comando dei tre corpi d'organo. Da qui si possono far suonare le 3000 canne a seconda dei registri che si scelgono in consonanza con i pezzi da eseguire. Il lavoro è stato fatto da una premiata ditta, Vincenzo Mascioni di Varese. Ogni canna dunque emette un suono elementare. La contemporaneità delle canne produce un suono molto articolato e armonico. Il gruppo di canne coinvolte nel suono è chiamato registro. La frequenza del suono dipende evidentemente dalla lunghezza della canna. Una canna molto breve dà luogo a un suono molto acuto, una canna molto lunga e larga anche di sezione emette un suono molto basso. Le canne quindi sono caratterizzate per la loro lunghezza oltre che per il loro diametro. La loro lunghezza è espressa in unità di misura inglesi, il piede. Ogni piede corrisponde a 30,5 cm circa. Ci sono quindi canne da 2, 4, 6, 10, 12 piedi. I numerosi tasti che vediamo al di fuori delle tastiere, questi a destra e questi a sinistra, si chiamano registri
e servono ad attribuire al suono determinate qualità che lo rendano simile a quello di specifici strumenti dell'orchestra.